ci arriva da Zoe. Sapete qualcosa del nuovo album di Jessica Brando? È vero che ha collaborato con la fama di Camilla? Bene, allora andiamo a chiederlo alla diretta interessata. Qualcuno l'ha definita la nuova Nora Jones italiana. Si è fatta conoscere l'anno scorso attraverso il suo album omonimo e a breve uscirà il suo prossimo album che si chiamerà Dimmi cosa sogni. È qui con noi Jessica Brando. Ciao Jessica e benvenuta a FAC. Ciao, grazie. Allora Jessica, partiamo con calma e rispondiamo alla domanda, iniziamo a rispondere alle domande di Zoe. Dimmi cosa sogni che uscirà a breve. Come sarà questo secondo album? Allora, è sicuramente emozionante. E, è stata una bellissima esperienza perché è anche il mio primo album di canzoni inedite. Perché quello che era uscito il 30 ottobre scorso era un album di cover di diversi generi, di diversi stili. E quindi questo è il mio primo album di canzoni inedite. Quindi effettivamente è proprio il primo vero album. Esatto, è sicuramente una grande emozione e fa anche un po' impressione di sentirsi mentre si canta canzoni che sai che sono tue, quindi è sicuramente bello. È un lavoro che è frutto di diverse collaborazioni, infatti Valeria Rossi ha partecipato per il brano Dove non ci sono ore, con cui ha partecipato a Sanremo, e poi quella anche con Ermal Meta della Fame di Camilla. E quindi rispondiamo alla seconda domanda che ci ha fatto Zoe, in quali brani hai collaborato con Ermal? Allora, il singolo che è Colore del Cuore. Sì. E poi Dimmi cosa sogni, che è appunto la canzone che dà il titolo a quest'album. La collaborazione con Ermal è nata appunto a Sanremo, perché eravamo entrambi partecipanti nella categoria Nuova Generazione. Sì. E quindi ci siamo conosciuti lì sul palco dell'Ariston. Poi da lì ci siamo mandati un po' di messaggi tipo gli auguri di Pasqua, così, su Siete Facebook. Siete rimasti amici? Esatto. E quindi alla fine la famiglia di Camilla ha mandato delle canzoni alla EMI, che è la mia casa discografica, che poi me le fate appunto sentire. Mi sono piaciute un sacco, sono addirittura quasi le mie preferite di tutto l'album. E quindi niente. E quindi avete collaborato. Esatto. Senti, a proposito di collaborazioni, con quale artista ti piacerebbe interpretare prima o poi, insomma, un brano? Giusto per dire un artista così, insomma. Giusto uno così? Sì, sì, mi piacerebbe molto Andrea Bocelli, che è il mio... Ah, sì, ma proprio giusto uno così? Esatto, giusto così. Uno a caso, sai, quelli che esatto. Sentiamo in radio tutte le mattine. Sì, 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 sì. Bene, allora ci fermiamo per qualche minuto e continuiamo la nostra chiacchierata. A tra poco!